Buongiorno cari collettori del gruppo di lettura Hispanica Classicos. Riprendiamo in qualche modo i nostri incontri del lunedì, saranno solo incontri virtuali purtroppo, e cercheremo in questi brevi video che vi proporrò di finire il programma, il cosiddetto programma. Quindi andremo avanti con il calendario che vi ho già inviato e in tre piccoli video parleremo ancora di sei diversi libri. Probabilmente alcuni li avrete già letti, perché sono sicuro che avrete messo mano al calendario come fonte ispiratrice delle vostre letture in questi lunghi mesi di reclusione forzata. Oggi parleremo di Maria de Sayas e quindi le due novelle che dovevamo leggere, La beffata Arminta e Il prevenuto ingannato, e poi ancora della vita e sogno. Dunque, parliamo prima di tutto di Maria de Sayas. Le due novelle sono state tratte da questo libro, spero che si veda bene. E vi dico subito che Maria de Sayas non era tra i classici della letteratura spagnola fino a una trentina di anni fa, quando gli studiosi americani hanno scoperto un grande interesse per la scrittura di questa donna. E allora vi chiederete perché l'abbiamo scelto, perché ho deciso di includerlo in questo calendario di letture. Credo proprio per il fatto che sia una donna, che sia una donna che porta avanti certe tematiche. Di lei si dice che sia la prima femminista della storia di Spagna, e perché il modo in cui le affronta è un po' diverso a quello solito negli autori del secolo d'oro, e cioè sembra che Maria de Sayas proponga una sorta di visione alternativa del mondo rispetto a quella affermazione della mentalità dominante che si sembra ritrovare invece nelle opere di un Calderón de la Barca, di cui parleremo dopo, di Lope de Vega e qualcun altro, o persino Tirso de Molina. Per quanto anche su quello ci sia da ridire, perché è opinione condivisa che il frate Tirso de Molina sia tra gli scrittori più innovatori e più contestatori dello status quo mentale dell'epoca. Maria de Sayas, di lei si conosce ben poco, anzi praticamente non ci sono dati sulla sua vita se non che probabilmente è nata nel 1609 e che probabilmente è morta dopo il 1647, ma senza nessun tipo di conferme documentali. Di lei si sa che abitò in diverse città, perché ci sono tutta una serie di riferimenti in alcuni documenti dell'Accademia Letteraria, per esempio, e che è già questo fatto che abbia dovuto cambiare domicilio così spesso la rende sospetta in un certo senso, perché, come sapete, nel 500, nel 600 spagnolo, il cambiare città spesso era sintomo di una vita angosciata, angosciata in quanto vissuta al margine della società. Forse non è un caso che la grande amica di Maria de Sayas, Ana Caro de Mayen, sia anche lei una scrittrice, e forse non è un caso, dicevo, che ci sia questa grande amicizia tra loro due, fino al punto che si dice che siano state conviventi. Per delineare, non è un caso, per delineare questo profilo di identità sessuale un po' ambiguo nell'epoca. Di
Di lei conosciamo due raccolte di novelle, una è questa, Novelle amorose ed esemplari, e l'altra è Disinganni amorosi del 1649, quella di cui ci occupiamo del 1637. E conosciamo anche una commedia, quindi come vedete produzione alquanto esigua, tant'è che questa esiguità della sua produzione, insieme al fatto che non ci siano molti dati sulla sua vita, ha fatto pensare a qualcuno che non sia mai esistita, e cioè che Maria de Zayas non sia altro che un nom de plume di un tale Alonso Castillo de Solórzano. Alonso Castillo Solórzano, scusate, anche lui autore di novelle. Nelle sue novelle, Maria de Zayas porta avanti, come dicevo, il punto di vista femminile e credo che ve ne sarete accorti se avete letto quel prologo al lettore che vi avevo mandato. Comunque leggeremo adesso il paragrafo finale. Non è il caso che io ti chieda, dice Maria de Zayas, rivolgendosi al lettore, in anticipo di essere indulgente, in quanto se il mio libro è buono, non ti costerà nulla lodarlo, e se non lo è, lo dovrai rispettare, non fosse altro per la cortesia dovuta a ogni donna. Con le donne non si può competere. Chi non le rispetta è uno sciocco, poiché ha bisogno di loro. Chi le insulta è un ingrato, poiché non apprezza l'ospitalità di cui ha goduto sin dal primo istante di vita. Quindi non dovrai essere scortese, sciocco, villano e neppure ingrato. Ti offro questo libro, fiduciosa che se non ti dovesse piacere, potrai giustificarmi con la scusa che sono nata donna, non con l'obbligo di scrivere buone novelle, ma con un gran desiderio di servirti. Vale. Questo modo di porre la questione, e cioè se non ti piacciono, mi scuserai in quanto sono nata donna, sembra un po' contraddittorio in un'autrice che viene vista come la prima femminista, che difende il punto di vista delle donne, che si dà da fare per affermare il potere femminile nella società maschilista dell'epoca. E questo potrebbe essere anche un indizio per in qualche modo appoggiare quella tesi dell'inesistenza della Maria de Zayas reale e che sia soltanto un travestimento di un autore maschio. Nelle sue novelle segue il modello Cervantino fino a un certo punto, cioè probabilmente fino al titolo e non molto oltre, perché Novelle esemplari, come ricordate, è un titolo di Cervantes. E lei aggiunge amorose ed esemplari. Cervantes non si serve della cornice, e cioè di quella storia che riunisce tutte le novelle, rendendo il testo un libro unitario. Cervantes presenta le sue 12 novelle indipendenti una dall'altra, mentre Maria de Zayas prende questo trucco narrativo italiano, che troviamo nei novellieri italiani da Boccaccio in poi, per cui si può dire che più che il modello Cervantino, in lei vediamo il modello italiano. In effetti, i motivi narrativi che troviamo in queste novelle sono quasi tutti improntati alle novelle italiane, come per esempio la centralità della beffa, i danni di qualcuno, oppure l'adulterio, altre forme di inganno, gli assassini, gli omicidi, eccetera, eccetera. Adesso leggiamo la cornice narrativa, come nasce questa cornice. Siamo nell'introduzione e quindi pagina 19 delle pagine che ho inviato. Poiché una molesta febbre quartana debilitava le armoniose forme di Lisis, stupendo miracolo della natura e mirabile meraviglia della nostra capitale, alcune dame si erano riunite per farle compagnia e intrattenerla. La leggiadra Lisarda, la prudente Matilde, la graziosa Nisse,
e la Saggia Filis, tutte nobili, ricche, belle e fra loro amiche. E siccome Natale era imminente, ho saltato un pezzo, tempo di allegria, degno di venir celebrato con feste, giochi e divertimenti, le dame, dopo aver trascorso la serata in casti e ameni conversari con lo scopo di alleviare all'Isis la noia della malattia, presero la decisione di organizzare un veglione per la notte della vigilia e grandi feste per gli altri giorni del periodo natalizio. Erano in ciò agevolate dalla consuetudine in uso nella capitale che durante l'inverno le giovani signore si trasferissero in un'unica casa per poter, pur avendo a disposizione camere separate, incontrarsi ogni volta che lo desideravano. A partecipare alle feste invitarono Don Juan, giovane gentiluomo, elegante, ricco e gentile, cugino di Nise e segretamente amato da Lissis, al quale la dama pensava di affidare in legittimo matrimonio le belle forme di cui il cielo le aveva fatto grazia. Ma Don Juan era innamorato della cugina di Lissis, Lisarda, che desiderandolo come sposo in tal modo privava Lissis della giusta corrispondenza del suo amore. E qui avete il seme di una storia, cioè i rapporti fra i diversi narratori delle novelle, e che costituirà in qualche modo quella cornice all'interno della quale vengono spittate le novelle che ognuno di questi racconterà. Come vedete, il contesto è abbastanza simile a quello che noi stiamo vivendo adesso. Un gruppo di persone che deve vivere costretta in una casa a causa di una malattia, in questo caso l'Isis, gli altri non hanno la malattia, sono lì per volontà di accompagnarla, ma vivono reclusi e quindi per affrontare la reclusione si raccontano storie. Ecco. Questo potrebbe essere un bel invito alla lettura, per esempio, di queste novelle di Maria de Sayas. In La beffata Arminta, che è la prima che potrete leggere, la prima che vi avevo segnalato, trovate una donna che si fa soggetto agente del proprio onore dopo aver sofferto una beffa amorosa, una beffa anche piuttosto crudele, come vedrete subito, perché non si tratta soltanto di rubare il gioiello più prezioso alla protagonista, ma anche di prendersi la vita di qualcun altro. Insomma, non vi racconto di più, perché sennò magari vi spoilerò la fine e vi tolgo il piacere della lettura. Comunque troverete le tematiche classiche di molte delle novelle della Sayas, come sono per esempio il contrasto tra amore vero e passione tragica. Troverete anche la violenza, una certa crudezza nel modo di trattare i temi, tante poesie, anche questa è un'altra caratteristica delle novelle di Maria de Sayas, e cioè a volte sembrano quasi una scusa per poter inserire i componimenti poetici, che in realtà servono ovviamente a sottolineare alcuni aspetti della vicenda o del carattere dei personaggi. E poi soprattutto trovate questo orgoglio femminile, la donna capace di prendere in mano il proprio destino, affrontarlo coraggiosamente e trovare una soluzione. Nel Prevenuto ingannato avete una novella di stampo un po' diverso, perché qui predomina il tono, se vogliamo, umoristico, quasi grottesco per certi versi, ed è sostanzialmente la storia di questo uomo che sta cercando la donna ideale per lui, per finalmente sposarsi, accasarsi, e non la trova. Man mano viene in qualche modo ingannato anche lui, questa volta dalle donne, quindi come vedete adesso sono le donne che sono
qualche modo il motore della beffa ai danni dell'uomo, e quindi vedete che viene ribaltato in qualche modo il punto di vista sul rapporto uomo-donna nel periodo. Questo uomo che si trova alla ricerca di questa donna perfetta, si innamora di diverse donne alla volta in diverse città e finisce per disingannarsi, perché nessuna di queste poi rientra nei parametri e soprattutto tutte si prendono gioco di lui. Quindi si potrebbe porre la domanda: è questa una novella antimaschilista? In qualche modo si potrebbe dire che in questa novella le donne rifiutano il loro ruolo sottomesso. Ma è così? O viene in qualche modo riaffermati tutta una serie di valori predominanti nella visione del mondo del periodo? E cioè, è veramente una novella femminista oppure no? A queste domande risponderete per conto vostro, e se volete mi potrete anche inviare un'email e discutiamo in qualche modo per email. Ecco, adesso parliamo invece di Calderón de la Barca, della vita e sogno di Calderón de la Barca. Vi ho consigliato l'edizione Marsilio del 2009, però ovviamente qualsiasi testo va bene. La vita e sogno, ricordate anche che se volete leggere questi testi in versione spagnola, basta che andiate su Cervantes Virtual. Allora, adesso vi presento questa immagine. Cervantes Virtual, che è un sito internet, come credo di avervi già detto, dove si trovano un mucchio di testi della letteratura spagnola gratuiti. Ecco, l'indirizzo sarebbe questo, Cervantes Virtual, e il libro del quale parleremo adesso è La vita e sogno di Calderón de la Barca. Ma prima due parole su Calderón de la Barca. Calderón è stato... Dunque, Calderón de la Barca è forse uno dei nomi più conosciuti della letteratura spagnola, no? Insieme a Cervantes e Lope de Vega, del secolo d'oro, diciamo, ovviamente della letteratura contemporanea, qualcosa di più si conosce, insomma. Però se uno pensa al secolo d'oro in Italia, pensa anche a Calderón, pensa anche a questi versi che vi leggo subito. Cos'è la vita? Delirio. Cos'è la vita? Illusione, appena chimera ed ombra, e il massimo bene un nulla, che tutta la vita è sogno e i sogni sogni sono. Così sembrano piuttosto bruttini, ma sentite la versione spagnola. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Ecco, questi versi forse sono tra i versi più conosciuti della letteratura spagnola e fanno parte del monologo di Segismundo, il protagonista della vita e sogno. Chi è Segismundo? Segismundo è un novello Buddha, e cioè qualcuno che ha vissuto completamente separato dal mondo, recluso dal padre. Ecco di nuovo che torna il tema principale della nostra esperienza esistenziale di queste settimane e mesi, e quindi potrete rileggere la vostra circostanza attuale attraverso le vicende di Sigismondo nella vita e sogno. È vissuto, come dicevo, recluso perché, come per l'appunto Buddha, ricordate, no? Buddha vive completamente appartato del mondo perché il padre lo vuole tenere nella sua purezza originaria, per così dire, per non fargli incontrare i mali del mondo. Nel caso della vita e sogno, invece, il padre si vuole premunire perché una profezia ha detto che questo figlio sarà
una catastrofe, costituirà un danno irreversibile per tutta la monarchia e che lui stesso, il re Basilio, perderà la corona per colpa, per l'appunto, di Sergismondo. E quindi, per evitare tutto ciò, lo tiene recluso, ha deciso di non ammazzarlo, finché però l'arrivo di una ragazza che viene da fuori alla ricerca del colpevole di un inganno amoroso nel quale è stato vittima, arriva in questo luogo dove è recluso Sigismondo, e tutto questo innesca tutta una serie di situazioni per cui Sigismondo viene riportato a palazzo. Gli si dà un'opportunità, però si comporta ovviamente come qualcuno che non ha la cultura, che non ha acquisito i codici di comportamento di una corte, perché non ha nemmeno i codici di comportamento con gli altri umani, visto che ha vissuto da sempre da solo. E quindi si comporta come un selvaggio, il che costringe il padre a restituirlo alla reclusione. E non vi racconto altro, perché altrimenti magari non andrete avanti. Vi so dire però che in questa tragedia abbiamo due filoni narrativi: da una parte la storia di Sigismondo, il suo rapporto con suo padre, e dall'altra parte la storia di Rosaura, che è la ragazza che è arrivata nella reclusione di Sigismondo, e la sua delusione amorosa. A un certo punto i due filoni narrativi confluiscono per risolvere in qualche modo la vicenda. Quindi vedete che ha dei toni di tragedia classica: padre contro figlio, amore contro il potere, individuo contro il potere, ma inoltre ha anche tutta una serie di temi dentro di sé, tutta una serie di temi che sono caratteristici del barocco spagnolo, come per esempio il contrasto tra essere e apparire, apparenza e realtà, oppure l'occultamento della propria identità. Rosalba si presenta vestita da uomo, per dire, no? La fugacità del tempo, l'importanza del destino, delle profezie, e qui risuona in qualche modo la tragedia classica greca, l'individuo contro il destino, e ovviamente troviamo anche l'onore, l'amore, tutto quanto in bella poesia in spagnolo, in italiano forse un po' meno. Si riscopre anche in Sigismondo, se vogliamo, un tema classico di tante culture, non solo la cultura orientale, ma anche, citavamo prima Buddha, ma anche la occidentale, con il mito della caverna di Platone, no? L'uomo che vive senza, addormentato in qualche modo, senza aver preso coscienza della propria natura, della propria identità, e all'improvviso c'è il momento del risveglio, che è quello che gli permette di accedere a un piano di realtà superiore, a un piano di coscienza superiore. E questo viene raccontato per l'appunto da Calderón de la Barca, drammaturgo spagnolo vissuto tra il 1600 e il 1681, secondo solo a Lope de Vega, che è stato il grande autore degli autosacramentales. Autosacramentales erano una sorta di teatro religioso in cui in un solo atto si esponeva una questione religiosa importante, no? E si rappresentava di fronte al pubblico. Calderón de la Barca ne ha composti ben 80 autosacramentales, i migliori della letteratura spagnola sono i suoi, ovviamente. E inoltre 110 commedie, che poi sono in realtà tragedie, tragicommedie, perché questo nuovo genere inventato da Lope de Vega, che
mette insieme due codici drammatici, tragedia e commedia, e di cui si fa anche interprete per l'appunto Calderón de la Barca, il quale recupera ovviamente il personaggio del grazioso, che troveremo anche qua, cioè colui che deve far ridere al pubblico. Qui si chiama Clarín. Ecco, quindi vi consiglio altamente la lettura di questi tre testi, le due novelle di Maria de Sayas e La vita e sogno, perché, come vedete, trattano anche della nostra situazione attuale. Arrivederci al prossimo video.